Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per parlarvi di un nuovo caso. Il caso di oggi è un caso particolare perché si tratta di tre ragazze minorenni che uccidono una suora per Satana. Questo viene chiamato anche il delitto di Chiavenna, ma iniziamo a parlarne. Suor Maria Laura Mainetti nasce il 20 agosto del 1939 a Colico, un paese in provincia di Lecco. Lei era la più piccola di ben 10 figli, ma dopo pochi giorni dalla sua nascita sua madre muore e ad occuparsi di lei sarà proprio sua sorella più grande Romilda, che la crescerà per un certo periodo e poi se ne occuperà la nuova moglie di suo padre. Però restava anche un'amica della madre defunta ed era Suor Maria Amelia, che si era occupata di far studiare la piccola Maria Laura a Parma dalle suore della sua congregazione chiamate Figlie della Croce. E una volta finite le scuole medie, Suor Maria Laura frequenta l'istituto magistrale a Roma e lo termina nel 1960. Però tre anni prima, nel 1957, durante una confessione con il parroco, a Maria Laura le viene detto: devi fare qualcosa di bello per gli altri. E da lì lei iniziò a dire alla sua famiglia di voler diventare suora e quello stesso anno iniziò il postulato a Roma e nel 1959 emise i suoi primi voti cambiando il suo nome in appunto Suor Maria Laura, perché in effetti io credo che prima non si chiamasse Maria Laura, però non sono riuscita a trovare il vecchio nome, quindi la chiameremo tranquillamente Suor Maria Laura perché in effetti era così. Una volta emessi i voti lei inizia a lavorare come insegnante per tutte le scuole elementari gestite appunto dalla congregazione Figlie della Croce. Quindi va a lavorare a Vasto, a Roma, a Parma ed infine va anche a Chiavenna, che è un paese in provincia di Sondrio e qui lei diventerà anche la responsabile della comunità. Lei qui infatti non solo insegnava, ma si dedicava anche ad aiutare le persone più bisognose, come famiglie povere, persone povere, senza tetto, anziani, ragazzi che stavano prendendo la strada sbagliata e quant'altro. Infatti per lei la sua vocazione, se così possiamo dire, era sempre stata quella di aiutare le altre persone per quanto a lei possibile. E questo vedremo che le costerà la vita. Così arriviamo direttamente al 6 giugno del 2000. Suor Maria Laura esce dal convento per andare ad incontrare una ragazza che aveva bisogno di aiuto, ossia Ambra Gianasso. Lei infatti aveva telefonato al convento chiedendo aiuto a Suor Maria Laura perché era rimasta incinta in seguito ad uno stupro. Così Ambra chiese a Suor Maria Laura se potevano incontrarsi al Parco delle Marmitte Giganti, che era un parco di quelle zone alquanto isolato. Purtroppo però Suor Maria Laura non sapeva che Ambra aveva inventato tutto, lei non era stata stuprata, non era incinta e in quel parco la stavano aspettando anche Veronica Pietrobelli di 17 anni e Milena De Giambattista di 16 anni, poiché avevano organizzato l'omicidio di Suor Maria Laura per offrirla a Satana. E apro una piccola parentesi, ovviamente io non sono di questa idea, loro probabilmente pensavano di sacrificare una persona per Satana, per quello che sia, ma fidatevi, io stessa da satanista vi dico che questo non c'entra niente e sacrificare le persone, almeno in questa religione, non c'entra assolutamente niente. Quindi diciamo che il satanismo non ha nulla a che vedere con sacrifici e quant'altro. Detto questo, direi di andare avanti. Loro infatti quella sera uccideranno Suor Maria Laura, però torniamo un attimo indietro. Inizialmente loro volevano uccidere Don Ambrogio Balatti, che era il parroco del paese. Poi però si resero conto che lui era molto più robusto di loro e quindi optarono per una persona un po' più piccolina e minuta e scelsero appunto Suor Maria Laura. Così, una volta arrivata Suor Maria Laura, le tre con una scusa la portano in un posto meno illuminato di quel parco. In effetti le avevano detto che dovevano andare a prendere le valigie di Erika, perché in realtà una cosa che non vi ho detto è che Ambra, quando aveva chiamato, non aveva detto di chiamarsi appunto Ambra, ma aveva detto di chiamarsi Erika. Quindi appunto le tre prendono Suor Maria Laura e
le dicono di appunto andarle ad aiutare perché avevano queste valigie in macchina per Erika che doveva stare al convento. Così una volta arrivate le diedero una mattonata in testa facendola cadere in ginocchio e le diedero 19 coltellate. Ma non contente, mentre la stavano accoltellando, si presero anche la briga di insultarla. Il rito però che le ragazze avevano scelto prevedeva 6 coltellate a testa, quindi in un totale di 18. Il fatto che ne avessero date 19 a me fa pensare, ma è un mio pensiero, non è scritto da nessuna parte, che Suor Maria Laura alla 18ª coltellata era ancora viva. Tra l'altro tutte e tre le ragazze durante l'interrogatorio, che avvenirà molto dopo, affermeranno che mentre stavano accoltellando Suor Maria Laura, lei tutto il tempo fino alla sua ultima parola stava pregando Dio per perdonare quelle tre ragazze. Ma così andiamo direttamente al giorno successivo, quindi al 7 giugno. È mattina e viene trovato un cadavere in una pozza di sangue. Sembra essere una donna, ma non se ne era sicuri perché aveva il volto completamente sfigurato. L'unica cosa certa è che facesse parte della chiesa, poiché indossava degli abiti religiosi. E una volta arrivati gli inquirenti, infatti, verrà identificata come la 61enne Suor Maria Laura Mainetti. Così iniziano subito ad indagare e la prima pista e la prima ipotesi che presero in considerazione era un tossico dipendente. Questo perché, secondo loro, un tossico dipendente avrebbe chiesto dei soldi a Maria Laura e una volta che lei avesse rifiutato, lui l'aveva colpita e uccisa. Pensarono questo perché esattamente un anno prima era successa la stessa cosa. Infatti un ragazzo tossicodipendente era andato a chiedere dei soldi ad un parroco e una volta che lui aveva rifiutato di darglieli lo aveva ucciso. Ma questa pista viene scartata alquanto velocemente perché quella sera Suor Maria Laura con sé non aveva portato nemmeno dei soldi. Quindi gli inquirenti decidono di andare al convento per interrogare le consorelle ed il parroco del paese, che erano quelli che conoscevano di più Suor Maria Laura. Loro raccontano che Suor Maria Laura era solita a stare sempre insieme a loro, ossia le consorelle del posto, ma che appunto la sera del 6 giugno lei era uscita da sola dopo che le era arrivata una chiamata da una ragazza di nome Erika, che è il nome falso che le aveva dato Ambra. Tra l'altro pare che questa Erika aveva già chiamato qualche giorno prima per chiedere aiuto a Maria Laura, dicendole appunto che era rimasta incinta in seguito ad uno stupro. Suor Maria Laura immediatamente l'aveva presa a cuore e cercò di far parlare questa Erika con una sua amica che faceva parte di un'organizzazione che si occupava un po' di questi casi. Quindi Suor Maria Laura decide di presentarsi all'appuntamento con Erika accompagnata da questa sua amica. Il problema è che lei la vede, si spaventa e fugge via. Dopo questo evento però Suor Maria Laura si sente molto in colpa perché pensava che Erika era una ragazza che stava cercando aiuto e che si era confidata con lei e lei di tutta risposta le aveva portato una persona estranea al loro appuntamento, quindi lei per questo soffriva molto. Però per fortuna o per sfortuna Erika richiama qualche giorno dopo chiedendole un nuovo appuntamento e verrà stabilito appunto per il 6 giugno. Così Maria Laura, pensando che fosse il minimo che potesse fare, accetta, ma prima di uscire manda Don Ambrogio a controllare il parco. Questo perché lei doveva andarci da sola, era buio e pensava potesse esserci qualche malintenzionato. Così Don Ambrogio prende la sua bicicletta, va a controllare e quando torna dice a Suor Maria Laura di andare tranquilla perché lui era passato nel parco ma aveva visto soltanto una ragazza di spalle seduta su una panchina che stava col telefono e quindi probabilmente era Erika che la stava aspettando. Così Suor Maria Laura prende ed esce ed è a questo punto che le autorità iniziano a pensare che lei sia stata assassinata dopo l'incontro con Erika. Ma in tutto ciò nessuno sapeva né chi fosse questa Erika e né dove fosse, poiché in teoria era stata lei a vedere la suora per l'ultima volta, quindi era molto importante al fine delle indagini,
ma non trovandola iniziarono a sospettare che ad uccidere suor Maria Laura era stata proprio questa Erika. Così le autorità iniziarono a vagare per tutti gli ospedali della zona per vedere se ci fosse una ragazza incinta bisognosa di aiuto, mentre allo stesso tempo sia Don Ambrogio che l'amica di suor Maria Laura stavano facendo un identikit di Erika, poiché erano stati gli unici ad averla vista. E dopo di questo misero l'identikit su tutti i giornali. Però, mentre si facevano le indagini, qualche giorno dopo dal ritrovamento del corpo, gli inquirenti notano che a pochissimi metri dal corpo c'era una stella a 5 punte con sopra il numero 666. E questo le fece capire che probabilmente era un omicidio a sfondo satanico. A questo punto viene deciso di controllare tutte le telefonate fatte in quella zona quella sera. E così arrivano sulla pista giusta, poiché arrivano appunto ad Ambra, Veronica e Milena, che verranno chiamate da tutti le baby killer. E dopo non molto, infatti, tutte e tre le ragazze confessano e confessano di aver ucciso per gioco, ma soprattutto per noia. Ma era alquanto strano che fosse stato compiuto un omicidio solo per passare del tempo, poiché si ci stava annoiando. Tra l'altro, il fatto che Ambra, o la nostra fatidica Erika, aveva già programmato un incontro con suor Maria Laura qualche giorno prima, faceva pensare che questo era premeditato e che non fosse stata uccisa per il semplice fatto che si era presentata in compagnia e questo non era previsto. Ma io adesso direi di ricostruire un attimo tutto il delitto. Ambra, Veronica e Milena uccidono suor Maria Laura e per procurarsi un alibi per quella sera chiamano un loro amico chiedendole un passaggio e facendosi accompagnare tutte e tre in un luna park della zona, appunto per farsi vedere da più persone possibili ed avere un alibi. Nel mentre lavano il coltello usato e pieno di sangue in una fontana pubblica e una delle tre ragazze, poiché non so di chi era questo coltello, lo riporta nella propria casa, lo rimette nel cassetto della cucina come se nulla fosse. E una volta tornate a casa tutte e tre quella sera, non si vedono per un po' di tempo. A quel punto però le autorità iniziano anche a credere che ci fosse la partecipazione di un adulto, poiché sembrava surreale che tre ragazze minorenni erano riuscite ad praticamente deturpare una persona uccidendola così. Per fortuna però scartano subito questa pista, infatti non c'era nessuno, erano stati proprio loro tre. E dopo non molto trovano anche un quadernino delle tre, dove sopra c'era un patto di sangue fatto insieme. E dopo parleremo bene di questo patto di sangue perché è davvero vomitevole. Però prima parliamo della visita psichiatrica, non una perizia. Infatti, una volta confermato che tutte e tre erano le uniche e le sole colpevoli, vengono appunto ascoltate da uno psichiatra e ne esce fuori un quadro tanto brutto quanto all'ordine del giorno. Tutte e tre venivano da famiglie separate e disfunzionali, quindi erano molto piene di rabbia e cercavano un modo per sfogarla. Questo non solo con l'omicidio, loro erano solite ubriacarsi e provocarsi delle autolesioni. Quindi, facendo sempre le stesse cose, sempre in quel paesino che loro tra l'altro odiavano perché si annoiavano molto, c'erano poche persone. Questo, diciamo che aveva contribuito a farle arrivare all'idea di uccidere, ma ovviamente questo non le giustifica affatto. Però attenzione, perché l'omicidio non fu il primo pensiero. Loro infatti iniziarono con cose meno gravi. Infatti qualche anno prima erano entrati in una chiesa rubando una Bibbia e dandole fuoco. Poco dopo imbrattarono i muri di un cimitero con tantissime scritte sataniche e iniziarono anche a riempire i loro diari con scritte e simboli sempre appartenenti a Satana, finché così non arrivano anche a pensare di andare al cimitero e di rubare un cadavere già presente. Ma per fortuna non ci vanno, questo perché purtroppo in realtà avevano già deciso di compiere un sacrificio umano. Ma anche questo aveva il suo tempo, perché prima di compiere l'omicidio avevano deciso di celebrare un rito. Infatti un mese prima dell'omicidio organizzano una riunione. Qui con un coltello si tagliano facendo gocciolare del sangue in un bicchiere con dell'acqua.
Dopo mescolano il tutto e lo bevono a turno. Una volta finito questo, loro sarebbero state legate l'una all'altra e non le restava altro che decidere la vittima. E chi non meglio di una persona che faceva parte della chiesa? Durante gli interrogatori, tra l'altro, le tre dissero che in realtà avevano avuto molto spesso dei ripensamenti, ma che ormai il patto era fatto o il rito, quello che era, e loro dovevano eseguire. Loro però in realtà nemmeno ci credevano in Satana, infatti tutto quello che facevano, i riti e quant'altro, erano cose inventate da loro. Tant'è che una di loro dirà che non credeva in Satana come non credeva in nessun'altra divinità. Un'altra affermò che lo faceva solo per moda. Mentre l'ultima, almeno lei, un po' più coerente, disse di conoscere molto bene tutti i riti e di appunto conoscere molto bene anche Satana e il male. Così arriviamo al processo. A tutte e tre viene diagnosticata una personalità borderline e che nel momento dell'omicidio tutte e tre non erano in grado di intendere e di volere. Così vennero condannate al carcere dove rimasero per pochissimi anni e poi affidate ad una comunità di recupero. Ad oggi tutte e tre sono libere, si sono rifatte una nuova vita, una nuova famiglia, tutto, e non sono sicura se tutte e tre, ma una di loro, ne sono certa, ha anche dei figli. Detto questo, io ho finito e noi ci vediamo al prossimo caso.